penso che abbiamo fatto una buonissima gara, perché io ritenevo questa partita molto difficile, perché ho visto giocare Lanciano a grandi livelli sia a Perugia sia a Cesena sia in casa contro Salernitana, che li sta girando male, no? Penso che abbiamo fatto 30 minuti ottimi, poi 15 minuti da dimenticare, dove hanno fatto molto meglio di noi. Il secondo tempo mi sembrava veramente partita stradominata, sotto controllo. Ci ha mancato come Ascoli di chiudere la partita, là siamo stati alla fine, abbiamo portato 1-0, oggi siamo stati puniti. No, bisogna essere molto sereni, ragazzi a volte fanno bene in attacco, abbiamo fatto già tanti gol, a volte è normale che non è che ti esce tutto come vuoi, no? Dispiace un po', perché mi sembrava, al di là di non chiudere la partita, mi sembrava che siamo sotto controllo, no? Che non vedevo pericoli di lanciare. Ma noi abbiamo questi ragazzi che è anche un bene di grande entusiasmo, dove anche esagerano, no? Che vanno tutti là, poi bisogna anche mantenere, diciamo, equilibrio, però Yao di nuovo ha fatto una prestazione molto positiva. Ma noi stiamo molto sereni, perché anche oggi si è visto che la Serie B, la linea è molto sottile, bisogna restare molto umili, lavorare sempre forte, cercare di fare punti, perché togliendo quelle 5-6 che veramente sono nettamente più forti delle altre, tutto il resto, incluso Lanciano, secondo me siamo a pari livello. Ma sono convinto di sì, perché è una squadra che vuole giocare calcio, che esprime calcio, che anche quando fa errori continua a giocare calcio. Quello che mi ha sorpreso di più di Lanciano a partita di Perugia, che ho visto una squadra mentalmente libera, che raramente si trova così, che pensavo che trovi magari una squadra che butta pallone, che si difende, invece loro sempre giocano calcio, e così si arriva lontano, secondo me.